Ciao, ciao. Eccolo, nelle pietre. Wow. Crazy Sandel. Piccola cernia, quasi ingoiato. Tu cacci? Aspetta un secondo. Non voglio dubbare. Bella attacca fatta, sarà una ricerca.
Wow. Non vedo che non vedo, cresciuta la taglia, cresciuta la taglia. GoPro arresta video. Scacava, non sa male. Alleggerire la testina. È stata un'ottima pensata. Ah sì, la mangio. No, no, bravo, come cazzo lo dico? Vabbè. Praticamente riesco a pescare anche se qui l'acqua è molto bassa, perché sto utilizzando queste testine, sono inshore, quindi scendono poco, ed in pratica, aspetta che qui si deve andare un po' di uffici alla slavare, ma chiana a slavare.
Ecco qua. A posto. Stavo dicendo, con queste testine in shore non si incaglia, anche se qui è molto basso. Via. CNR. Permettono pure di recuperare molto lentamente, perché scendono poco, sembra le testine della fish, queste sul corpo da 70, sono le inshore, dovrebbero pesare 4,5 grammi, però hanno la testa tagliata, cioè non sono a punta, cioè hanno la testa un po' tagliata, che gli permette di planare sul fondale anziché andarsi ad incagliare. Ma il rischio di incaglio c'è sempre, però molto molto ridotto. Eccone un'altra, no! Porco Giuda! Non sono cattivi, eh! Però sta funzionando, cazzo! Questa è bella, questa, questa è bella, questa qua è bella, questa bella attacca, questa deve essere una bella germiotta. Vieni qua, eccola qua, sì, è una bella germiotta questa, eccola qui, si vede poco ormai, quasi buio. Non credo che si veda, sempre con la testina in shore, Black Minnow 70 e testina in shore per evitare gli incagli. Quindi facciamo una foto col flash, anche se vengono pessime le foto col flash, ma purtroppo non verrebbe per niente. Vediamo. Una porcheria. Aspettate che ve la illumino un po'. Eccola qua. Bella cerniotta. Anche questa ha mangiato molto convinta. Beh, liberiamola.